Allora, buon pomeriggio. Siamo all'ultimo incontro della terza edizione del corso di formazione della cattedra Jean Monnet. La volta scorsa abbiamo cominciato a introdurre il tema che verrà approfondito in questa sessione, che è il rapporto tra storie e memorie collettive, tra storie e memorie contese. Ricordo qualcosa brevemente per i docenti che ci stanno seguendo. Sicuramente entro la metà di dicembre vi invieremo il link con il questionario in cui vi chiediamo un feedback su questo corso, ma anche sui materiali presenti online. Sul sito della cattedra Jean Monnet, tutte le risorse nella sezione didattica. E ci saranno in quel questionario anche indicazioni più precise per chi volesse partecipare con la sua classe, i suoi studenti alle sperimentazioni e quindi poi alla conferenza finale della cattedra Jean Monnet. Avrete tempo all'incirca un mese per finire di guardare con calma tutti quanti i materiali, riflettere e a metà gennaio chiuderemo il questionario all'incirca e così sapremo anche chi di voi partecipa alla sperimentazione, in che modo, in che forma e potremo anche concordare di vederci online per contattare eventualmente anche chi ha proposto i laboratori, discutere delle risorse, programmare insieme attività da fare in classe. In questo siete totalmente liberi, ma noi siamo a vostra disposizione per valutare insieme e anche aiutarvi in caso abbiate bisogno di un aiuto in qualunque forma. Allora, sarà una brevissima introduzione. Il tema di oggi è la guerra delle statue, memorie sensibili e storie europee. Riprendiamo da dove avevamo lasciato la scorsa volta, in questo caso però il discorso viene allargato. La guerra delle statue non è che una delle ultime manifestazioni di un difficile rapporto con il passato, nella sfera collettiva, soprattutto nella sfera pubblica, che un rapporto difficile che è difficile ormai da parecchi decenni. Ecco, noi abbiamo la fortuna qui di avere due dei massimi studiosi, non solo di didattica della storia, ma proprio sul problema di come si costruisce la cultura storica di un individuo, di una collettività, sia nel momento della formazione, sia nella sfera pubblica più allargata. È chiaro che un conto è come si costruisce nella dimensione pubblica, un conto è invece avere un rapporto con il passato costruito, avvertito, scientificamente fondato. Ecco, sia Antonio Brusa che Luigi Caiani sono anche, si contano sulle dita di una mano, coloro che in Italia hanno avviato non solo le ricerche in didattica della storia, ma su tutte le manifestazioni, appunto, che oggi si chiamano degli usi pubblici della storia, in qualunque forma, appunto, siano la costruzione di monumenti, siano musei, sia la scrittura di un manuale, di un testo. Caiani, in particolar modo, studioso di storia moderna, assai raffinato e poliglotta, ha partecipato a ricerche internazionali, le ha promosse, è attore di primo piano anche di istituti internazionali che sono poi il punto di riferimento della ricerca in didattica della storia, come il Georg Institute sui manuali, studio dei manuali, ha fondato e continua a dirigere insieme ad altri l'International Research Association for History and Social Science Education, che è una sigla impronunciabile, ma insomma un'associazione internazionale proprio che si occupa della formazione storica nell'area storica e delle scienze sociali. Antonio Brusa, alla pari, ha partecipato anche lui, come Luigi Caiani, ha diretto, ideato progetti di ricerca sia nazionali che internazionali in questi ambiti. E probabilmente non ha bisogno di presentazioni, però mi piace dire che entrambi, molto prima delle mode attuali, si sono occupati del rapporto tra storie e memorie di usi pubblici della storia. Quindi sono forse le persone più indicate per aiutarci a comprendere che cosa
se c'è qualcosa di nuovo nella guerra tra le memorie o le guerre sulla storia, che sono cose diverse, poi ne possiamo discutere recenti. Se c'è una specificità della situazione attuale o se invece ci sono delle questioni di lungo periodo che precipitano oggi in modo particolare. Quindi io do subito la parola ad Antonio Brusa per la prima relazione, il cui titolo è Eroi o malfattori, stereotipi e false conoscenze tra epistemologia, naif e storia. Ovviamente, mentre parla il professor Brusa, potete intervenire nella chat, cominciare a fare osservazioni, domande e problemi, se ce ne sono, prima di dare la parola al professor Cajani, allora ne daremo subito conto, altrimenti, come sempre, il dibattito seguirà alla fine della relazione del professor Cajani. Tonio, a te. Professore, il microfono. Grazie Claudia, buonasera a tutti. Io inizierò la mia relazione parlandovi di un momento dell'abbattimento delle statue che è la fase attuale, la furia attuale americana ha messo in sordina. Difatti noi negli ultimi 30 anni abbiamo conosciuto due stagioni in cui la gente si è divertita ad abbattere le statue. La prima è avvenuta subito dopo la caduta del muro di Berlino in tutta l'Europa orientale, quando si è cominciato a buttare giù le statue di Lenin, di Stalin e tutte le statue costruite durante il regime sovietico, il regime comunista, per commemorare eroi del passato o fatti soprattutto della Seconda Guerra Mondiale. Che l'Europa orientale sia un territorio che noi spesso non teniamo sotto osservazione è dato dal fatto che molti hanno del tutto dimenticato un fatto abbastanza importante che riguarda il rapporto fra storia e memoria collettiva, è che è dato dalla risoluzione del 19 novembre 2019 del Parlamento europeo, in cui si è discusso appunto della memoria europea e di come questa memoria sia in relazione con il futuro che l'Europa immagina di se stessa. E in questa relazione, in questa risoluzione, sono presenti alcune affermazioni che riguardano la Seconda Guerra Mondiale, riguardano la valutazione che noi dobbiamo dare del fascismo, del nazismo e del comunismo e, come si è detto nelle polemiche che immediatamente sono scoppiate, dell'equiparazione tra nazismo e comunismo. Io no, non parlo di questo, parlo invece del fatto che, come ha notato Angelo Dolci e dopo lui tanti altri, questo aspetto questo cambiamento di prospettiva sui fatti della Seconda Guerra Mondiale, in cui il nazismo e il comunismo vengono appaiati e quindi il comunismo deve essere condannato con la stessa violenza, con la stessa nettezza con cui si condanna il nazismo e le sue nefandezze, ecco, tutto questo è frutto di un'operazione di politica, di lobbying, ma di penetrazione culturale, di spinte culturali dei paesi dell'Europa orientale, come dice Dorsey, paesi che fino all'89 erano al di là della cortina di ferro e che nessuno immaginava far parte dell'Europa. Ora, una parte di questi paesi sono entrati addirittura nell'Unione Europea e se noi guardiamo la totalità di questi paesi vediamo un bel numero di paesi, alquanto superiore a quelli dell'Europa occidentale. Fra la Russia, l'attuale Russia e quella che consideriamo l'Europa occidentale, ci sono circa 17 paesi, 17 nazioni, dai paesi baltici fino alla Polonia, all'Ungheria, scendendo fino ai Balcani. Poi ci dobbiamo aggiungere i tre paesi che
che attualmente sono sulle prime pagine per la recente guerra del Caucaso, e quindi l'Armenia, l'Azerbaigian e la Georgia, e infine una ventina di repubbliche che fanno parte dell'attuale Russia, che come sapete è una federazione di stati cosiddetti indipendenti. Sono dunque una quarantina di governi che agiscono sulla storia. Agiscono sulla storia sia dal punto di vista interno, perché, come vedremo a breve, hanno un impatto forte, usano la storia come uno strumento forte di governo e di costruzione della cittadinanza, ma sia perché fanno investimenti nel campo storico che ormai in Occidente non ci sono più. La quantità di soldi che l'Ucraina investe in storia, che altri paesi investono in storia, è molto superiore a quella, in proporzione, a quella che ormai in Occidente si fa, dal momento che, come forse è noto a qualcuno di voi, c'è una costante diminuzione degli investimenti nella ricerca storica nella parte del mondo che noi viviamo. E tutto questo porta a una serie di uscite verso l'esterno di questi paesi che hanno notevoli effetti anche in Occidente. Io vorrei in questa sede farveli vedere, mostrarvene alcuni, per farvi capire che, per discutere, il fatto che quando parliamo di rapporto tra politica e memoria collettiva, politica e storia, non intendiamo un qualche cosa che si discute soltanto nelle piazze o nei forum pubblici o in televisione, è un qualcosa che entra nelle scuole, è un qualcosa che entra nei programmi, è un qualcosa che entra nelle leggi che ci governano. Quindi si tratta di humus che partono da determinate parti del mondo e attraversano e si diffondono in tutto il mondo, e che in questo preciso momento, nel momento in cui viviamo, questi ultimi anni, vanno a incrociarsi con altre istanze che provengono dal mondo opposto, dagli Stati Uniti, e che sono legate appunto alla seconda fase dell'abbattimento delle statue, della quale vi parlerà più precisamente Luigi dopo di me. Che cosa noi capiamo, che cosa ci interessa vedere di questo fenomeno? Ci interessa ovviamente il punto di vista da cui vi parlo, è quello di chi studia didattica della storia e chi fa suo il punto di vista di uno che deve entrare in classe e dice: tutto questo in che modo va a confliggere col mio lavoro, va a interessare il mio lavoro? Bene, la prima cosa che ho notato quando ho cominciato a studiare questi paesi e le politiche culturali di questi paesi è che ci danno una strana possibilità di rivivere qualcosa che l'Occidente e l'Italia in particolare ha vissuto nell'Ottocento, cioè il momento della costruzione delle nazioni, degli stati nazionali, e soprattutto il momento di politica culturale, la specifica politica culturale che in quegli anni si attuò nel mondo occidentale. Tutto ciò che noi abbiamo appreso dai colleghi che hanno studiato l'Ottocento e che riguarda la costruzione dei pantheon degli eroi, l'invenzione della tradizione, la costruzione delle identità nazionali, ecco, tutto questo noi lo vediamo quasi come un reenactment gigantesco attuarsi da un paio di decenni, da almeno tre decenni, nel mondo, in quella parte orientale dell'Europa. I tre elementi di riferimento che ci permettono di leggere le tre lenti con cui leggere questa realtà sono lenti conosciutissime dalla storiografia
geografia di tutto il mondo e che qui richiamo semplicemente, sono noti. La lente dell'invenzione della tradizione, quella messa a punto fondamentalmente da Rick Hobsbawm, il quale dice che queste grandi tradizioni, o meglio, la rottura delle grandi tradizioni di età medievale e moderna, soprattutto, che si attua nell'Ottocento, quando gli stati costruiscono delle nuove comunità, delle nuove realtà territoriali, viene surrogata con l'invenzione di nuove tradizioni. Sono quelle tradizioni che, come tutte le tradizioni, una volta che vengono recepite dal grande pubblico, vengono immaginate come tradizioni millenarie, tradizioni lontanissime nel tempo e quindi di base solidissima, quando in realtà sono tradizioni molto recenti. Chi ha presente il libro di Hobsbawm avrà presente anche i numerosi esempi che vanno dal Celt scozzese fino alle feste patronali, molte delle feste patronali italiane, che sono tutti quanti, immaginiamo, risalenti almeno al Medioevo, in realtà sono tutte operazioni recenti. La seconda lente è quella di Benedict Anderson, che è l'invenzione della comunità. Quando tu crei un territorio che prima non esisteva, metti dentro questo territorio delle persone che hanno culture diverse, provenienze diverse, a volte etnie, sono di etnia diversa. Devi far loro comprendere, devi convincerle che fanno parte di un'unica grande famiglia. Questo è il tema messo a punto da Benedict Anderson, che noi vediamo di nuovo in tanti paesi. Per esempio, prendete l'Ucraina. L'Ucraina non solo è divisa in due grandi aree linguistiche, linguistico-culturali, che sono l'area russofona e l'area ucrainofona, ma ha dentro di sé almeno un centinaio di altre etnie con lingue culture, tradizioni di tipo diverso. Ecco, una volta che costruisci l'Ucraina, devi convincere queste persone che hanno idea di appartenere a piccole famiglie, di appartenere a una super famiglia che è la famiglia ucraina. E infine il grande lavoro di Pierre Nora, che è quello che ci ha insegnato come attraverso una serie di luoghi di memoria, di oggetti memoriali nella società, si costruisce una memoria collettiva e che rapporto esiste fra questa e la storia. Questi sono tre elementi con cui noi abbiamo in generale letto i fatti italiani, i fatti francesi, i fatti che troviamo nel manuale di storia e che attualmente ci permettono anche di leggere quello che in questo momento sta accadendo in Europa orientale, con una forte differenza fra quei fatti, fra passati dell'Italia e questi nuovi, che quelli quando avvennero in un clima culturalmente, perdonatemi l'espressione, definirei ingenuo, cioè nessuno li aveva studiati. Quando un tizio inventò che gli scozzesi avevano un gonnellino che era di particolari colori e che questo era identitario così come la cornamusa di quella nazione, nessuno protestò, perché nessuno sapeva che questo non era vero. Era stato inventato il gonnellino nel 1730 da un inglese giusto per sfregio nei confronti degli scozzesi. E quando un altro storico in quel momento disse no, guardate che questa è una cosa recente, la gente più o meno se ne fregò. Gli storici erano molto pochi rispetto a questi grandi inventori di tradizione e in qualche caso, in molti casi, collaborarono attivamente alla costruzione di questi pantheon e alla costruzione di queste tradizioni. La situazione attuale è diversa. Gli attuali inventori di tradizione, questo si può vedere guardando la letteratura orientale, è tutta gente colta che conosce perfettamente Hobsbawm, Anderson, Pierre Nora, li conoscono perfettamente, ma li utilizzano in luogo di strumenti critici per evitare degli errori, quasi come manuali per costruire delle buone tradizioni. Come si costruisce una buona tradizione? Questo è il modo con il quale oggi viene letto Hobsbawm in Occidente, si sa in Oriente, nell'Oriente europeo, si sa perfettamente che le cose sono inventate, però funzionano, perché questo è l'elemento che
ci deve interessare ed è un elemento che accomuna il tema che stiamo trattando oggi con altri temi, quelli della critica al complottismo, quelli del negazionismo, eccetera, che ci stanno, che stanno prendendo il dibattito pubblico e ci stanno anche preoccupando come insegnanti. Quando queste tradizioni si insediano, sono durissime da scalfire. Cominciano a godere di vita propria, tu puoi scrivere tutti i libri di critica che vuoi, ma la tradizione parte e ormai quasi non la ferma nessuno. E questo è comune alle tradizioni inventate nell'Ottocento, che ancora oggi si presentano in Europa occidentale come vere e difficili da scalfire. E tutte le volte che ancora oggi mi capita di entrare in una scuola e di parlare della piramide feudale, vedo tanti insegnanti che dicono: come, non esiste la piramide feudale? Beh, è stata inventata allora per segnare una differenza fra le nuove società popolari e democratiche alla società invece aristocratica e piramidale che c'era nel Medioevo. E così come allora, anche oggi queste nuove tradizioni appena inventate sembrano rivestire una durezza pari a quella del diamante. Queste tradizioni però non riguardano soltanto la storia pubblica, la storia collettiva, riti e festività che si svolgono nelle piazze e che muovono le folle, riguardano anche ciò che si dice in classe. E qui vale la pena andare a dare uno sguardo, ovviamente sarà uno sguardo superficiale e farà conto di tante eccezioni. Pensate che stiamo parlando dei programmi di scuola di 40 stati e quindi con tante differenze, con tante eccezioni, però facendo un excursus a volo d'uccello dalla preistoria ad oggi, noi vediamo come questa politica interviene nei manuali, interviene nelle classi e entra a formare i bambini, come scrivono anche esplicitamente tanti autori, fin dalla tenera età, perché si sentano fieri di appartenere a questa nuova collettività. Per esempio, quando si parla di preistoria, nei manuali italiani, ormai se ne parla sempre di meno a causa degli orari che diventano sempre più tristamente ristretti, però se andiamo a rivedere i manuali italiani vediamo che tutto sommato la teoria dell'Out of Africa è ormai una teoria indiscussa. Laddove se ne parla, gli umani vengono tutti quanti dall'Africa e poi di lì se ne sono andati in giro per il mondo. Se voi sfogliate i manuali in uso negli stati dell'Europa orientale, vedete raramente la tesi dell'Out of Africa, vedrete invece che la preistoria è un fatto locale. La preistoria c'era, ma era un qualche cosa che era della Bosnia, che era della Serbia, che era del Baltico. Riguarda appunto le prime popolazioni, i più antichi insediamenti in quel posto, in quella località, che vanno a definire il capitolo della preistoria. E lo scopo formativo di questa scelta è abbastanza chiaro. Lo scopo è di dire: guardate, il nostro insediamento vanta radici antichissime. Ovviamente non si fa nessuno scrupolo di trovare di andare a vedere delle cesure fra il popolamento preistorico e il popolamento attuale. Noi che abitiamo in questo posto siamo comunque discendenti della gente che vi abitò decine di migliaia di anni fa. L'esempio più curioso, più efficace, più vicino ai baresi è appunto quello dell'Albania. Gli albanesi sono i diretti discendenti dei primi abitanti dei Balcani, dei Pelasgi. Esistono, i manuali si diffondono sul fatto che oggi vestono come allora, parlano come allora, hanno gli stessi costumi di allora. Ma il caso abnorme probabilmente è quello della Georgia. In Georgia c'è un ritrovamento che si trova a volte nei manuali italiani, che è l'Homo di Dmanisi, è appunto un Homo habilis, probabilmente una variante dell'Homo habilis di circa 2,5 milioni di anni fa, che è stato trovato appunto a Dmanisi in Georgia e che nei manuali appunto viene presentato come l'Homo Georgicus, il primo uomo europeo. Il primo uomo europeo è nostro, è della Georgia.
Ovviamente gli stati confinanti che hanno rapporti molto molto conflittuali con la Georgia non ne fanno affatto menzione, come l'Azerbaigian che dice no, non c'era nessuno, i primi uomini che sono arrivati qui siamo stati noi, gli azeri, appunto ben prima degli armeni e ben prima dei georgiani. E i georgiani che hanno nei manuali affettuosamente soprannominato i due scheletri trovati, uno si chiama Zevza e l'altro si chiama Bzia, e sono un maschietto e una femminuccia, scoprirebbero, leggendo i manuali armeni, che in fin dei conti non si tratta di uomini, ma si tratta di scimmie che stavano lì e dopo un po' si sono scocciate e sono tornate in Africa. I primi uomini sono, in realtà, della zona sono armeni. Ecco, sembrano scaramucce, ma scaramucce non lo sono, anche perché sono il retroterra immediato di quello che poi negli ultimi giorni è successo, di una guerra vera e propria che è scoppiata fra l'Azerbaigian e l'Armenia, e prima ancora fra la Georgia, l'Armenia, eccetera, eccetera. Se andiamo al mondo classico, troveremo invece che tutta l'Europa orientale fa volentieri a meno del mondo classico. Sparisce, non c'è. Quindi greci e romani spariscono da questa costruzione culturale, con alcune eccezioni che sono appunto la Romania e un po' la Grecia, che è un po' i margini del discorso che vi sto facendo, ma laddove ci sono, per esempio prendete i Balcani, i Balcani sono un luogo dove l'impero romano ha fondato la sua fortuna, dalla seconda metà del secondo secolo fin dopo non si contano gli imperatori che provengono da quella regione, Diocleziano, Costantino sono i grandi imperatori balcanici, le grandi fabbriche di armi che l'esercito usava erano tutte nei Balcani, e nei Balcani si trova quella Pompei, così la chiamano in Serbia, balcanica, a poche viminacium, a pochi chilometri di distanza da Belgrado. Bene, tutto ciò sparisce dalla manualistica, viene messo in disparte perché? Perché le vere origini dei Balcani, le vere origini di quelle popolazioni sono nel Medioevo. E difatti il Medioevo diventa per la maggior parte di queste popolazioni il luogo privilegiato della costruzione dell'identità. Certo c'erano tanti prima, ma è nel Medioevo che questi uomini si accorgono, cominciano a costruire quelle cose che diventeranno il carattere ucraino, il carattere serbo, il carattere baltico, eccetera, eccetera. Quindi il Medioevo, e questo in perfetto parallelismo con il mondo occidentale, quindi con l'Italia, la Francia, la Germania, è il luogo dove si costruiscono, nascono queste identità, cioè nasce quella differenziazione fondamentale fra gli umani che abitano questa parte del pianeta Terra, che si rifletterà poi nella divisione attuale negli stati. Le leggende, le storie che vengono create in questo periodo non si contano, al punto tale che uno storico cecoslovacco si esprime brutalmente nei confronti degli storici che stiracchiano la loro storia da una parte e dall'altra e dicono va bene che, ripeto le sue parole, sono un po' brutali, va bene che la storia è la nostra serva, ma noi ne stiamo facendo la nostra puttana. Dice così esattamente queste parole. Dal mondo medievale si passa poi all'età moderna, dove inizia un'altra storia. Su queste identità si comincia a inserire un altro motivo, il motivo che questa identità trova nel mondo circostante gli avversari, che spesso la opprimono, spesso la strangolano, spesso addirittura la uccidono. Se vedete, è il modello del Risorgimento italiano, l'identità costruita nell'antichità e soprattutto nel Medioevo, poi nell'età moderna, ad opera di spagnoli, francesi, tedeschi e quanti altri cattivi che vengono dall'esterno, viene uccisa per risorgere alla fine. E i momenti, i motivi e i protagonisti di questa uccisione sono ben noti e li studiamo anche noi. In Europa orientale sono due: uno è l'impero austro-ungarico, quello che sarà l'impero austro-ungarico, o comunque
l'impero austriaco, asburgico, e soprattutto la Russia. L'impero zarista, i due imperi sono i grandi sopraffattori di uccisori di identità, nei confronti dei quali nascono i movimenti di protesta, le resistenze. Secondo il manuale cecoslovacco, le resistenze, noi che abbiamo una sola resistenza, loro ne hanno ben tre. La prima resistenza è contro l'Austro-Ungheria, la seconda resistenza è contro la Germania, i nazisti, la terza resistenza, quella più dura, è contro il mondo comunista. E veniamo all'età contemporanea, che ruota, la cui interpretazione ruota certamente intorno alla Seconda Guerra Mondiale. Ora, questo è un fatto condiviso. Nel reading curato appunto da Luigi Caiani, da Lessing e da Maria Repussi, che analizza i programmi di storia contemporanea di 50 paesi, 56 paesi in tutto il mondo, si vede come la Seconda Guerra Mondiale sia l'elemento centrale per interpretare il passato recente. E per questi paesi l'elemento centrale vuol dire che cosa? Vuol dire il martirio. Quindi la sofferenza porta al martirio, all'uccisione, all'eroe che si immola e che poi si redimirà, sorgerà, risorgerà come il nuovo Cristo. Questo fa sì che nascano e vengano costruiti una serie di eroi stranissimi. Credo che il simbolo di questa costruzione di eroi che vengono poi studiati nelle scuole è un cosacco che noi conosciamo anche per opere musicali, Mazeppa. Era un capo cosacco che nel XVII secolo si dette da fare un po' con i russi, un po' con i polacchi, un po' con i turchi, un po' con questo, con quest'altro, cercando di barcamenarsi, ma in realtà fu odiato da tutti. Ed è considerato dagli ucraini un eroe, dai russi ovviamente un malfattore, un bandito. E forse quello più preoccupante, più interessante per noi è Bandera. Io vi consiglio di andare a vedere su Wikipedia le varie voci di Bandera, vedere Wikipedia italiana, Wikipedia francese, Wikipedia russo, si può vedere, ma soprattutto Wikipedia inglese. Vedete che è un personaggio stranissimo. Chi è Bandera? Bandera è un ucraino che si dà da fare durante la Seconda Guerra Mondiale in operazioni terribili di pulizia etnica nei confronti nei confronti dei polacchi e nei confronti degli ebrei. Passa dalla parte dei nazisti e poi insieme con i nazisti fa parte, mette su un'armata che combatte contro i sovietici. Si tratta di quello che noi chiameremmo tranquillamente un criminale di guerra, che però riuscì a fuggire di fronte all'avanzata dell'armata russa e si rifugiò a Vienna, dove nel 1959 mi pare venne ucciso da spie mandate, da agenti segreti mandati dall'Unione Sovietica. Se voi andate a vedere i manuali, ma anche la storia pubblica dell'Ucraina, vedrete che oggi questo è un eroe, incomparabilmente eroe purissimo, addirittura fatto alcuni anni fa, proclamato santo dalla Chiesa ortodossa ucraina. Eroe da una parte, malfattore per i russi, ma sicuramente malfattore anche nel mondo occidentale. Questi eroi bivalenti, di cui ne abbiamo tanti, quando noi vedremo anche penso che Luigi ve ne mostrerà tanti altri che riguardano la storia della quale lui parlerà, sono il segno, l'ipostasi se vorremmo dire, di una storia bivalente, una storia che viene guardata da punti di vista diversi e che oggi convive nell'Europa.
La seconda guerra mondiale, dunque. La seconda guerra mondiale da tre soggetti viene interpretata in modi totalmente diversi. Per i russi, la seconda guerra mondiale è la grande guerra patriottica. È il momento nel quale la Russia riesce a cementare le sue popolazioni in una riscossa identitaria nei confronti del nemico assoluto. Per l'Europa orientale, quei 20 paesi che sono fra la Russia e l'Europa, e quindi andando dalla Polonia alla Lituania fino all'Ucraina. La seconda guerra mondiale è il momento della uccisione appunto della loro identità, ma è il momento anche del tradimento dell'Occidente. Dell'Occidente che di fronte per pusillanimità di vigliaccheria, di fronte all'avanzata sovietica, non riesce a dare una mano ai movimenti di libertà e di indipendenza che si erano prodotti in Europa orientale, ed è il momento del risarcimento. Quindi noi abbiamo pagato, dicono questi paesi, per colpa della Russia e per colpa dell'Occidente, oggi abbiamo diritto a un risarcimento. Entriamo nel mondo con a testa alta perché gli altri ci devono pagare. E dall'altra parte l'Europa occidentale che trasforma la seconda guerra mondiale, che legge la seconda guerra mondiale e la Shoah soprattutto come il grande momento della colpa da cui bisogna redimersi. Quindi tre modi diversi di guardare il passato che lasciano vedere anche modi diversi di guardare il futuro. Per l'Europa che guarda questo passato come una colpa, il futuro è detto dalla sigla Nie wieder, mai più, nunca mas. Quindi è un futuro nel quale noi pensiamo e speriamo e ci battiamo che non accadano più quelle cose di cui noi sentiamo di portare ancora le stigmate. Al contrario, in Europa orientale e in Russia il futuro è diverso. Il futuro è la legittimazione che vi viene data dal passato, legittimazione da una parte al risarcimento, dall'altra parte al ruolo di potenza internazionale che questi 20 milioni di morti mi sanciscono. E accanto a queste prospettive future ci sono anche prospettive diverse che entrano direttamente nelle nostre classi e parlano di una cosa di cui voi tutti quanti state in questo momento parlando a scuola, e cioè di educazione civica. Da una parte un modo di guardare l'educazione civica come fondato sull'identità, sul senso di appartenenza, sul fatto che dobbiamo costruire un insieme di persone che si sentano unite, solidali fra di loro e diversi per questo da tutti gli altri, e dall'altra parte un senso di cittadinanza che proviene invece da alcune conquiste che sono state fatte e che stabiliscono una sorta di futuro al quale bisogna tendere e nel quale ci si deve riconoscere. Tu ti riconosci in un universo laico, ti riconosci in uno stato di diritto, ti riconosci in un mondo di libertà di parola, eccetera, eccetera. Se ti riconosci in questo, allora sei un europeo. Sono due modi diversi di guardare il passato che io ho sintetizzato e fissato anche in tre località diverse, l'Europa occidentale, l'Europa orientale e la Russia, ma che in realtà poi convivono e che noi ritroviamo anche nel mondo che noi viviamo. Se noi andiamo a guardare, per esempio, il dibattito parlamentare che ha segnato, che ha preceduto e ha caratterizzato l'approvazione della legge sull'educazione civica, voi vedrete che tutti gli interventi, sia di destra o di sinistra, fanno riferimento a un'educazione civica che serve per costruire identità e serve per costruire appartenenza. Credo che questo sia un segnale del fatto che dobbiamo guardare criticamente il mondo per capire che certe cose che accadono dalle nostre parti non sono dettate da istanze pedagogiche, da afflati e da mode, sono semplicemente e sono probabilmente una influenza, un'estensione o la partecipazione volontaria a certi movimenti che
a guardare storicamente, a guardarli storicamente, non possono che preoccuparci. Sono state le 40 minuti? Sì, sei stato nei 40 minuti, anzi avresti ancora altri 5 minuti. Se vuoi li lasciamo al lasciamoli momento, al dibattito, dai. Al dibattito. Ok, perfetto. Io darei allora a questo punto subito la parola al professor Cagliani, e, così poi abbiamo più tempo per sviluppare i temi che interessano di più.